abbiamo introdotto il computer. Ma la stessa cosa vale ad esempio per il risparmio energetico delle nuove macchine, no? Euro 3, Euro 4, Euro 5. Se andiamo a fare un conto del bilancio energetico, vediamo che questo risulta negativo. Primo, perché se le persone risparmiano, fanno l'investimento invece che magari sull'utilitaria la fanno sul SUV. E poi perché il parco macchine si è ampliato. Quindi attenzione, attenzione al coltivare la speranza che attraverso la rivoluzione o le rivoluzioni tecnologiche noi riusciamo a salvarci, no? Riusciamo a sviluppare una economia sostenibile. A mio avviso la sostenibilità è certo, la tecnologia, l'innovazione e la conoscenza è un fattore fondamentale anche per qualsiasi salto di paradigma per cambiare anche la nostra economia, ma quello che serve è cambiare il modo di produrre a partire dal locale. Quindi, se dicevo la prima strategia è quella della sopravvivenza, beh, la prima cosa da fare a livello di realtà territoriali, di distretti, anche noi ci rifacciamo molto a questo concetto di distretto di economia solidale, cerchiamo di sviluppare delle buone pratiche, a cominciare dalla conversione dall'agricoltura industriale all'agricoltura biologica o organica, come la chiamano gli anglosassoni, collegati ai gruppi d'acquisto solidale, e partendo da questo si cerchi di sviluppare tutte le filiere, le catene di valore che sul territorio, qua sono stati portati continuamente degli esempi, in modo da sfruttare al massimo le risorse locali. Cioè, se noi riuscissimo attraverso una conversione dolce a garantirci, anche in caso di collasso da parte dei mercati, eccetera, della nostra sopravvivenza, avremmo raggiunto un grandissimo risultato. Ma per fare questo non basta pensare solo all'economico, qui il problema è prevalentemente sociale. Dobbiamo cambiare le nostre teste, il nostro modo di concepire il mondo e di relazionarci, di uscire dalla logica del consumo, perché in fondo noi consumiamo in quanto Bauman ha scritto valanghe dei libri, così è inutile che io vi ritorni su questo tema, ma è fondamentale questo aspetto, cioè sono le persone che possono avviare i processi di cambiamento, e lo fanno a livello individuale e lo facciamo a livello collettivo. Ed ecco perché, ecco, qui introduco e concludo la conferenza di Venezia del prossimo anno, che ha come titolo principale la transizione, no? Che significa, sì, la conferenza è organizzata dall'Associazione Internazionale Nazionale della Decrescita, ma il tema principale è la transizione, cioè come tutti quanti insieme, pur avendo approcci diversi, no? Green economy, sviluppo sostenibile, eccetera, possiamo trovare un terreno comune, delle azioni comuni atte almeno a garantirci la sopravvivenza in caso di collasso. Questo è il tema generale, e abbiamo proposto e proponiamo tre grandi temi sui quali confrontarci e trovare proposte e soluzioni. Ecco perché invitiamo tutte le persone di buona volontà a questa conferenza, per fare una riflessione insieme. Non dobbiamo imporre un'etichetta, non dobbiamo imporre un marchio, decrescita o non decrescita, sarebbe stupido questo, no? È un po' come adesso viene fuori il neutrino e tutto il resto lo mandiamo a casa, no? Non possiamo, è assurdo fare cose di questo, pensare a questo. Dobbiamo trovare delle soluzioni che però siano compatibili con i tempi che ancora abbiamo a disposizione. Questo è il grosso problema. Noi abbiamo il vincolo del tempo, le risorse, come si può dire, del petrolio, le materie prime stanno terminando. E quindi quello è il limite esterno che ci è imposto, ed è su questo che dobbiamo costruire i processi di trasformazione. Ma dicevo, tre sono gli argomenti che poniamo all'ordine del giorno. Uno è il tema della democrazia. Oggi è evidente a tutti la crisi
della democrazia rappresentativa, il che non significa che dobbiamo sbarazzarci della democrazia rappresentativa, ma dobbiamo fare un grosso lavoro di partecipazione, di coinvolgimento dei cittadini. Ecco, in quelle due famose pagine, se posso integrare quello che il dottor Manti prima suggeriva, è quello di promuovere anche la partecipazione, far parlare le persone, non perché è bello, non perché così siamo a posto, ci garantiamo come immagine di amministratori rispetto ai nostri cittadini. Per me il processo partecipativo significa innanzitutto chiedere ad ogni cittadino privato di assumersi una responsabilità attiva. È il principio di responsabilità al quale dobbiamo essere tutti chiamati, a cominciare dal singolo cittadino, perché è il comportamento del singolo cittadino che poi determina anche i macro fenomeni. Il consumismo da chi è determinato? È determinato dal singolo cittadino, che si trasforma in consumatore compulsivo. Ecco, quindi il primo tema è come avviare processi di partecipazione attiva, no? Ed ecco, in questo senso noi crediamo a una nuova dimensione territoriale del distretto, tale da consentire processi di partecipazione. Non possiamo pensare a processi, almeno io non ci credo, ai processi partecipativi con milioni di persone. È impossibile, no? È una manipolazione dell'opinione pubblica, non è vera partecipazione. Il secondo tema è quello del lavoro. È il tema drammatico, ma che coinvolge in qualche modo il nostro modello di sviluppo. Che tipo di economia, che tipo di industria dobbiamo fare? Un'industria altamente tecnologizzata, eccetera, ma che si mangia posti di lavoro, oppure possiamo trovare una via di mezzo, no? In cui la tecnologia serve, ma che non è usata come strumento per eliminare posti di lavoro, altrimenti salta diventa insostenibile il modello dal punto di vista sociale. Il terzo è il tema dei beni comuni, anche tema già venuto fuori, diventato d'attualità con il referendum sull'acqua. Io segnalo solo una cosa: nel 2009 è stata una certa signora Ostrom ha vinto il premio Nobel per l'economia perché ha studiato il fenomeno dei beni comuni, e la Ostrom per bene comune definisce sono quei beni che non sono né del privato, del singolo privato, né dello Stato, né dell'ente pubblico. Quindi per esclusione cosa resta? Che il bene pubblico può essere definito tale, scusate, bene comune, può essere definito tale se è funzionale alla produzione, alla riproduzione della comunità. Io porto sempre un esempio banale: esiste un condominio senza le scale di condominio? Ecco, la scala è il bene comune per definizione. Esiste una comunità senza bene comune? Io dico di no. Ecco perché torna di attualità. Oggi è in atto un processo pericolosissimo, a due mesi, tre mesi dal referendum, dove i cittadini hanno sottolineato che devono rimanere, certi beni devono restare comuni, no? Mentre sotto la spinta del debito pubblico, eccetera, invece c'è un processo esattamente opposto: liquidiamo il patrimonio pubblico. Attenzione, perché in questo modo noi liquidiamo definitivamente la comunità, cioè quell'insieme di come si può dire, praticamente la comunità siamo tutti noi, no? E senza beni comuni che cosa siamo? Diventiamo sempre di più, o restiamo, degli atomi in mano a chi? In mano alle forze del mercato, in mano eccetera eccetera eccetera. Ecco, quindi questo è un po' i contenuti della prossima conferenza. Se poi la prossima conferenza va a cadere in una situazione di crisi generale, beh, a maggior ragione cerchiamo di fare lo sforzo per trovare delle soluzioni insieme. Grazie.